Buonasera e benvenuti, gentili telespettatori di Teleprima, a questo speciale del personaggio. Questa sera abbiamo in collegamento con noi per parlare di una situazione molto importante e molto prestigiosa per tutta la Campania, ovvero la vittoria di Procida, che è stata nominata capitale italiana per la cultura nel prossimo anno. Nel 2022. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di ospitare da Procida l'assessore al comune Rossella Lauro. Assessore, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Assessore, mi permetto di farle una domanda iniziando molto, molto umana. Nella vita di tutti noi ci sono dei momenti professionali che segnano quella che è la nostra carriera e io penso che quando il ministro Franceschini abbia nominato Procida per decretare appunto la vittoria della capitale italiana per la cultura nel 2022, insomma, si tratta di un momento che lei non potrà mai dimenticare. Esatto, ancora ho stampato in mente il labiale quando pronuncia Procida e c'è stato il boato, il nostro cuore è scoppiato, poi si è visto anche perché molti hanno ripreso la nostra scena di entusiasmo incondizionato in cui siamo andati tutti intorno al sindaco, abbiamo rotto l'hashtag, quindi c'è stato un attimo di perdita di lucidità, perché come ha detto effettivamente è una gioia immensa e ancora adesso non siamo ben consapevoli, stiamo già lavorando e non abbiamo realizzato ancora. Ecco, sì, esatto, immagino quella che è la gioia non solo sua personale, ma la gioia di un intero popolo come quello di Procida. Esatto, perché poi siamo stati subito inondati di giornalisti che dalla terraferma sono arrivati qui a Procida, ognuno voleva poi girare, quindi ci siamo divisi, abbiamo accompagnato i nostri ospiti un po' per l'isola, abbiamo fatto un po' di interviste e in ogni stradina, in ogni porticciolo abbiamo trovato procidani che esultavano come i mondiali e quindi ci abbracciavamo e stavamo condividendo, abbiamo provato a condividere questa gioia in questo modo. Purtroppo non abbiamo la possibilità per motivi di distanziamento sociale, per il Covid, per fare una vera e propria bella manifestazione con tutta la popolazione, però tutte le attività commerciali in ogni luogo dove siamo andati da ieri a oggi è veramente una gioia immensa ed è proprio quella la frase che ci dicono, ci avete resi orgogliosi ancora di più di essere procidani. Ecco, secondo lei, la vittoria di Procida può essere vista come la vittoria di tutta la Campania? Beh, diciamo che abbiamo diversi esempi. Spesso, come dice anche il nostro governatore De Luca, stiamo dando prova di tutta una serie di obiettivi importanti che stiamo raggiungendo, soprattutto poi nel momento di difficoltà. Siamo capaci di dimostrare di essere all'altezza di situazioni complesse come quella del Covid, ma anche di altre situazioni. Quindi noi oggi effettivamente rappresentiamo quell'Italia delle aree interne, quell'Italia dei piccoli luoghi di periferia, dei quartieri periferici. Noi rappresentiamo le piccole isole minori e proprio il nostro dossier all'interno ha un'estensione rispetto al nostro territorio, anche nei Campi Flegrei. E quando abbiamo illustrato il dossier, abbiamo mostrato attraverso una mappatura i nostri progetti che arriveranno in Africa, in India, in America. Quindi saranno comunque dei progetti che avranno sicuramente una tappa fondamentale sulla nostra isola e nei Campi Flegrei, ma che poi esplodono, poi si espandono in tutto il mondo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che per la prima volta un'isola vince questo ambito riconoscimento di capitale italiana della cultura. Anche il Premier Giuseppe Conte, nonostante le difficoltà legate alla crisi di governo, ha comunque speso delle belle parole per questa vittoria. Dunque, Procida Capitale vuol dire ripartire anche dalle piccole aree.
Sì, perché l'Italia è composta da 8.000, più di 8.000 comuni e l'Italia non è fatta da grandi città, ma da piccole realtà medie, piccole e medie come la nostra. Quindi ripartire da queste aree, dalle piccole aree, significa dare speranza a tutta l'Italia. Significa ripartire da un tema centrale che è la cultura, che ancora nel nostro paese deve espandersi, deve in qualche modo svilupparsi. Noi abbiamo delle potenzialità inespresse e attraverso anche il nostro dossier abbiamo provato a dare una chiave di lettura, abbiamo provato a spiegare come noi ci immaginiamo il nostro futuro da qui a 10 anni, perché il dossier è vero, si sviluppa su 365 giorni l'anno, con 330 eventi, dedichiamo un anno, però in realtà gli investimenti che verranno fatti saranno investimenti fondamentali da qui a 10 anni. Ecco, prima di addentrarci in quello che è l'iter che ha portato Procida a questa nomina, lei parlava di potenzialità. Ecco, in che modo, quest'isola così, così bella può far vedere al paese quelle che sono le proprie potenzialità? Beh, noi abbiamo ovviamente tenuto conto di quello che potrebbe succedere nell'eventualità in cui ancora si dovesse prolungare il periodo di emergenza sanitaria. E proprio su questo ci è venuto in aiuto la Regione Campania. La Regione Campania è la prima regione in Italia, che ha una piattaforma digitalizzata sugli eventi. Noi utilizzeremo questa piattaforma perché abbiamo così la possibilità di portare e esportare le nostre iniziative non solo in presenza, ma anche a chi non ha avuto la possibilità di venire sull'isola o di essere presente, appunto, e abbiamo anche la possibilità di fare un bel programma eventualmente in un periodo di emergenza sanitaria. Quindi abbiamo un piano B già pronto in realtà. Assessore, lei è stata una delle promotrici per la nomina di Procida. Ci può spiegare quali sono stati i vari passaggi per questa nomina e quali sono stati i momenti belli e brutti? Sì, allora sicuramente, allora io ho la delega anche ai fondi europei e mi occupo un po' dei bandi, ricerco, guardo e ho candidato Procida su ogni misura di finanziamento, anche quando c'erano misure non vicinissime a noi, però noi abbiamo sempre tentato. E ricordavo che il sindaco aveva già adocchiato questo bando qualche anno prima, dicendo prima o poi noi dobbiamo partecipare anche a questo bando. Era il 15 dicembre del 2019, l'anno scorso, e io dissi: guarda, sindaco, domani scade il bando, che vogliamo fare? Ce la vogliamo giocare questa opportunità? E lui mi ha detto: certo, quando scade? Domani, come dobbiamo fare? Va bene, facciamo una giunta subito. Quindi abbiamo convocato gli assessori e abbiamo subito fatto una giunta, l'abbiamo approvata, però non abbiamo ricevuto subito da tutti quanti un attestato di stime di entusiasmo. Diciamo che qualche perplessità c'era perché le criticità sono evidenti. Certo. E quindi piano piano nel tempo abbiamo costruito un percorso con soprattutto il nostro direttore Agostino Ritano, che ci ha affiancato in questo viaggio che abbiamo fatto durante tutto l'anno 2020, e abbiamo costruito insieme alla cittadinanza il dossier. La parte più bella è stata sicuramente forse la prima, quella che si è sviluppata nel mese di gennaio e febbraio dell'anno scorso, quando abbiamo fatto un bando, abbiamo manifestato la nostra volontà nel fare questa cosa e abbiamo invitato la cittadinanza ad un'assemblea pubblica senza utilizzare strumenti particolari, e conoscendo anche un po' l'indifferenza del procidano nel periodo invernale, non tende ad uscire. Sono arrivati spontaneamente più di 300 persone, tanto che la sala consiliare era stracolma, era strapiena, con l'attesa di capire che cosa stavamo andando a fare. E questa è stata un'emozione enorme. Quando poi abbiamo spiegato
che quello era il momento che dava solo il via a tutta una serie di azioni, perché poi si sono suddivisi in tre gruppi con tre temi diversi e hanno lavorato per settimane sulla presentazione di mini progetti da inserire all'interno del dossier. L'altra emozione grande è stata quella dell'ospitare i 21 cittadini delle isole minori sull'isola, sempre in questo periodo, e sono venuti a casa nostra, a casa dei Procidani. Abbiamo mangiato tutti insieme, abbiamo fatto un picnic in una splendida giornata di febbraio piena di sole, sembrava veramente primavera scoppiata, quindi stavamo benissimo. E con loro abbiamo costruito un altro pezzo di dossier, perché ovviamente, essendo tutte isole minori, conoscevamo bene i nostri punti deboli, e con loro li abbiamo trasformati in opportunità. E infine, un altro pezzettino importante, sempre del primo periodo, è stato quello del chiedere ai cittadini procidani, ai nostri compaesani, di donare un ricordo di un marittimo, e abbiamo così costruito il museo Legami di Mare e abbiamo inaugurato il nostro primo museo civico, che è fatto di tutti oggetti della nostra tradizione marinara, dalla lettera della moglie, della fidanzata che scriveva al proprio marittimo, fino a delle vere e proprie attrezzature utilizzate sulle imbarcazioni, vecchie attrezzature. Ed è stato bello perché poi dietro questi oggetti c'erano delle storie e le abbiamo volute raccontare nella nostra pagina, e queste storie si legavano in qualche modo l'una all'altra, ed è stata un'emozione enorme, grandissima, ricevere in dono dei ricordi emozionanti. Dottoressa Lauro, mi permetto di cavalcare quest'onda dell'emozione per chiederle anche lei quanto si aspettava in concreto questa vittoria. Allora, in realtà noi siamo un'amministrazione che è stata riconfermata, quindi non ho vissuto da cittadina, però noi stiamo amministrando da cittadini un po' più con responsabilità. Ecco, io mi sento una cittadina un po' più attiva, perché siamo in un piccolo posto, non parliamo di politici, di partiti, siamo persone che nella vita facevano un lavoro e che hanno scelto di dedicare un pezzettino della propria vita alla propria comunità. Io personalmente ho vissuto 14 anni a Roma e ho imparato a raccogliere fondi, ho imparato a progettare. Questo know-how l'ho voluto condividere nella mia isola, e quindi ho scelto di rientrare e di mettere su un piccolo gruppo di progettazione per far sì che anche Procida avesse delle risorse diverse dal bilancio comunale per sognare. E questo è stato uno dei sogni. Sicuramente una gioia condivisibile con tutta la popolazione, insomma, le immagini del sindaco locale in visibilio hanno praticamente fatto già il giro del web. È vero, è vero. Si sente nel sottofondo qualcuno che grida, sono io. La mia emozione l'ho manifestata urlando di gioia. E sicuramente con un pianto di felicità, perché allora sì, c'era già una piccola consapevolezza dentro di noi che comunque il lavoro fatto era un lavoro ben strutturato, un lavoro fatto in un certo modo. Però sapevamo anche di essere i più piccoli, sapevamo anche le scelte che il ministro e le commissioni avevano fatto precedentemente, quindi c'era anche l'altra parte di consapevolezza di avere avuto un'opportunità importante di visibilità, inondati di affetto, perché poi tutto quello che è successo è stato accompagnato da qualcosa che per noi è stato inaspettato, cioè tutte le persone testimoniano, gli artisti, le imprese, le istituzioni che hanno spontaneamente voluto fare qualcosa per noi, dal faro dei comuni vicini che ci hanno inondato con il loro fascio di luce, dalle delibere dei comuni per sostenerci, cioè tutta una serie di cose che sono state fatte, non sono state studiate a tavolino. Noi ci siamo immaginati due o tre azioni che
in quest'ultimo periodo erano, per esempio, alle compagnie di navigazione abbiamo chiesto un giorno di suonare tutti insieme a mezzogiorno la sirena e quindi l'abbiamo chiamata questa manifestazione il canto della sirena, perché sicuramente quello dei trasporti marittimi per noi è una criticità che poi abbiamo voluto trasformare in un'opportunità. Oppure abbiamo chiesto a tutte le scuole che conosciamo delle isole minori di creare delle piccole imbarcazioni di carta riciclabile e quindi tutti insieme un giorno mandare dei video di bambini che mettevano in acqua queste piccole barche con dei messaggi che volevano donare a Procida. Queste cose abbiamo noi immaginato, tutto il resto è arrivato in modo totalmente spontaneo, Ercolano che illumina gli scavi con la luce rosa, è stato fatto anche in un altro comune, cioè insomma sono state fatte poi delle cose che ci hanno sorpresi e per noi era già un successo, cioè per noi questa era già una vittoria. Poi quando è avvenuta proprio la proclamazione, lì è stato qualcosa di superiore, veramente oggi non ho parole per spiegare quell'emozione, è troppo grande. Ecco, esatto, quello che diceva è che comunque Procida ha superato candidature di altre città particolarmente importanti come Ancona, Taranto e Trapani, che sono centri molto grandi, estesi e popolosi. Ecco, aver ottenuto questa vittoria è una sorta di vittoria di Davide contro Golia, dunque la forza delle idee, la forza dei progetti viene premiata indipendentemente dal numero dei cittadini o comunque dalla vastità di area. Sì. Oggi noi facevamo anche una piccola statistica perché i social ci hanno aiutato tantissimo. Non sappiamo se questo momento di emergenza, questa Italia divisa in tre colori ci ha aiutato, non lo sappiamo, però attualmente la pagina di Procida 2022 ha 21.000-22.000 persone che la seguono. Palermo, che è stata capitale, e Parma, che adesso sta sviluppando il suo progetto, hanno una trentina di persone che li seguono, 30.000 persone, scusate, no, trentina, una 30.000 persone. Quindi, comunque, noi partiamo con una base solida, forte, importante, perché probabilmente c'è stato un ricordo. Riconoscimento in Procida, cioè tutte le piccole realtà si sono riconosciute nella nostra voglia di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e riuscire a raggiungere un obiettivo così importante e ambizioso. Prima di proseguire in quello che è il programma, la misura dettagliata di quello che è il programma di Procida, noi ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci tornati in studio con me, questa serata speciale del personaggio, l'assessore al comune di Procida, Rossella Lauro. Stavamo parlando di quella che è la nomina, l'importantissima nomina di Procida, capitale italiana della cultura nel 2022. Assessore, venendo a quello che è il programma, leggo 44 progetti culturali,
ben 330 giorni di eventi con oltre 200 artisti che si esibiranno con 40 opere originali e ben 8 spazi culturali completamente rinnovati e ben 5 sezioni. Ci può descrivere brevemente quelle che sono le attività e quale sarà la data d'inizio di questa manifestazione? Allora, noi già questa mattina, al di là di tutta una serie di interviste, in realtà il sindaco ieri mi ha detto di concentrarmi subito su, dato che ho seguito il piano economico finanziario e comunque l'ho strutturato insieme al direttore, abbiamo subito messo nero su bianco un cronoprogramma di interventi, avendo anche la delega ai lavori pubblici. Noi abbiamo dei cantieri che stanno per partire, ma altri cantieri che dobbiamo far partire, quindi abbiamo dovuto insieme anche all'ufficio tecnico organizzare tutto questo, perché il programma è ambizioso, abbiamo bisogno degli spazi, io li chiamo vuoti architettonici, perché una volta che noi abbiamo messo in sicurezza, una volta che noi abbiamo sistemato questi nostri beni meravigliosi, dobbiamo riempire di contenuti, cioè con i nostri eventi, che sono tantissimi, che sono diffusi, ma che sicuramente non sono tutti su Procida, che si sviluppano appunto su tutti i campi flegrei, sulle altre isole, e che però hanno necessità appunto di avere queste strutture e infrastrutture. Ecco che stamattina siamo già al lavoro su questo, abbiamo 8 opere da completare, l'abbiamo chiamato effetto completamento, che verrà richiesto proprio anche nel dossier, e questo è frutto di un lavoro fatto nei 5 anni precedenti, dove abbiamo raccolto più di 20 milioni di euro per le opere pubbliche, e sono cose che noi dobbiamo seguire. Poi Procida è una piccola isola, 4 chilometri quadrati, 10.500 abitanti, dobbiamo gestire anche un territorio nella sua quotidianità, ovviamente, quindi non possiamo aprire tutti i cantieri insieme, dobbiamo trovare la giusta misura per poter far sì che a gennaio, l'anno prossimo, dovrebbe essere il 20-22 gennaio, inauguriamo l'anno della capitale italiana della cultura con un evento che verrà fatto proprio in una di queste opere che stiamo per terminare, il cenobio di Santa Margherita Nuova a Terramurata, uno spazio sotto la chiesa, uno spazio che è interdetto attualmente, che era del demanio e che noi siamo riusciti ad acquisire in soli cinque anni, siamo riusciti ad acquisire dal demanio, abbiamo creato una progettazione, abbiamo preso un finanziamento per la progettazione, poi abbiamo trovato i fondi per l'intervento, abbiamo fatto le gare, abbiamo aperto il cantiere e adesso stiamo cercando di chiudere velocemente, perché appunto deve venire poi il Presidente della Repubblica a inaugurare l'anno della capitale e tutto deve essere perfetto. Da lì poi si svilupperà questo primo evento su Bagnoli, quindi una volta inaugurata Santa Margherita ci sarà un battello che ci porterà a Bagnoli, quindi ecco che facciamo subito entrare le persone nel vivo del nostro sentimento. Sicuramente il tutto è molto suggestivo, ecco, ma secondo lei quale sarà l'eredità di questa nomina? Mi spiego meglio, non ci si fermerà a quello che è il 2022? No, come anticipavo prima è un progetto più ampio, è una visione, è un modo di intendere la gestione di un territorio. Noi puntiamo ad un turismo sostenibile, a un turismo lento, abbiamo tutte le carte in regola per poter fare questo e non accogliere un turismo di massa, perché oggettivamente è impossibile, e l'eredità più grande è quella di cercare di dare un'opportunità ai nostri giovani. Oggi ancora noi a Procida abbiamo questo problema, 18 anni i ragazzi vanno via e purtroppo spesso non rientrano come ho fatto io, e questo per noi è un problema in termini di servizi, perché significa meno famiglie, meno bambini, meno scuola, meno ospedale, meno tutto il resto, quindi se non riusciamo ad avere questo tipo di mantenere questo tipo di popolazione, 10.500 abitanti, man mano i servizi anche verrebbero a mancare. Quindi quello che noi vogliamo fare è dare la possibilità ai nostri giovani di scegliere Procida, di ritornare sull'isola oppure di restare a 18 anni perché hanno deciso di diventare imprenditori culturali, perché hanno deciso di diventare operatori turistici, perché hanno deciso di investire sul proprio territorio.
Certamente stiamo parlando di quello che è un problema locale, ma che comunque mi permetto anche di estendere a quella che è tutta la Campania ed il Mezzogiorno. Insomma, c'è bisogno di un lavoro capillare per fare in modo che i giovani del Mezzogiorno non vadano via. Esatto. Io l'ho vissuto in prima persona. Ho scelto poi di rientrare, ho avuto delle grandi opportunità fuori, però è stata una scelta difficile. Quello che io ho capito nella mia piccola esperienza è che alla fine quello che mi mancava a Procida poteva mancarmi anche in qualsiasi posto del mondo, perché in realtà poi diventa tutto un mini quartiere. Anche in una grande città come Roma, alla fine si vive il proprio quartiere, non stiamo al centro della città tutti i giorni, sempre e comunque. Quindi se nella grande città abbiamo il problema di raggiungere il lavoro, perché ci blocchiamo nel traffico e ci mettiamo 2 ore per andare al lavoro, la stessa cosa potrebbe accadere a Procida, perché abbiamo il traghetto dopo 2 ore se si perde quello precedente, voglio dire. Quindi le dinamiche non sono diversissime. Certo, ognuno poi le vive in un certo modo, ma alla fine la mia esperienza personale mi ha fatto capire che essere pendolare in una grande città non è molto diverso da fare il pendolare poi sull'isola. Assessore, la vita della capitale italiana della cultura è relativamente breve, è stata istituita nello scorso 2014 ed è già stata fissata la nomina per il 2023 a Bergamo e Brescia, mentre invece per l'anno corrente sarà a Parma. Secondo lei la vittoria di Procida può spianare la strada ad altre vittorie dei luoghi del sud? Sì, perché io ho sentito una commissione che ha valutato il dossier, veramente, e la possibilità di vedere online anche tutte le altre presentazioni ci ha fatto capire che effettivamente si è premiato il lavoro, la visione che si ha, quindi quell'equilibrio di far vincere una città del nord, una del sud, una del centro, eccetera, eccetera, in realtà con noi ha un po' cambiato questo modo di fare che un po' ci immaginavamo per dare un equilibrio e per non entrare subito in polemica, però in realtà il livello è stato molto alto, abbiamo avuto diversi progettisti che hanno seguito delle città importanti e quindi io credo che man mano il livello si alzerà sempre di più e alla fine vincerà chi veramente avrà una visione del futuro che può interessare alla Commissione, ma soprattutto all'Italia, quindi attraverso il Ministro della Cultura. Ecco, nella consapevolezza che l'Italia è comunque un paese meraviglioso e nel preparare questa mia intervista le riporto un virgolettato da Pieve di Soligo, che è una delle altre città candidate, ha detto: tanto di cappello a Procida, ora sarebbe bello allacciare rapporti con questa comunità. Ecco, due brevissime domande. Cosa pensa di queste parole e se ha avuto già delle altre reazioni da altre città finaliste? Allora, io ho letto poco, però stavo proprio rispondendo adesso a tutte le mail perché ho curato i rapporti con il Ministero e poi quindi in copia con tutte le altre città, anche perché durante questo 2020 comunque ci sono state diverse proroghe e noi abbiamo tentato più volte insieme ad altre città, anche perché molti sono colleghi, sono amici, abbiamo fatto diversi corsi di formazione con l'ANCI, ci conosciamo con tantissimi, abbiamo provato a fare delle proposte alternative al Ministro, dicendo: date un premio a tutte e 10 le finaliste, cerchiamo di far vincerne 3 per darne più forza. Cioè abbiamo provato insieme più volte a costruire un pensiero altro, proprio perché venivamo da una situazione di emergenza importante e quindi eccezionale. E io già da subito le dico che noi abbiamo interesse sicuramente a portare nelle città che vorranno le finaliste, ma anche tutte le altre, un pezzettino, come noi vogliamo ospitare un pezzettino. È nella nostra visione del dossier. La cultura non isola è un concetto che è proprio alla base di questo pensiero. Noi dobbiamo essere sicuramente rappresentanti per un anno di Capitale della Cultura, ma noi siamo un pezzettino
di un'Italia più ampia. Quindi è necessario questo scambio, troveremo le modalità sicuramente per poter fare questa cosa, per accogliere e per essere accolti. È una delle nostre parole chiave. Non a caso abbiamo anche il primo SPRAR in un'isola minore, accogliamo 32 persone, una decina di famiglie, donne e bambini qui sull'isola, e quindi il tema dell'accoglienza per noi è fondamentale. Dobbiamo trovare le modalità e sicuramente faremo in modo che tutte le città finaliste, ma anche tutte quelle che vorranno dare un contributo, insieme a noi condivideranno questo percorso e questo meraviglioso anno 2022 che ci vedrà protagonisti. Mi permetto di dire che già dalle sue intenzioni si tratta di un primo passo particolarmente importante. Certamente è una capitale italiana, ha vinto Procida, ma questa è una vittoria che serve a far conoscere Procida a tutta l'Italia e dimostrare comunque, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che viviamo in un paese meraviglioso. Esatto, condivido le sue parole e abbiamo la possibilità di essere una vetrina un po' per tutti. Noi abbiamo visto che con pochissime risorse, ma con tantissima buona volontà, si possono raggiungere degli obiettivi inimmaginabili e quindi troveremo il modo simpatico, divertente. Poi deve essere anche bella questa esperienza, deve essere intensa, profonda, ma soprattutto bella. Ci dobbiamo divertire nel mostrare al mondo che l'Italia è un paese meraviglioso che può accogliere e che riparte dalla cultura. Assessore Lauro, grazie per il suo tempo, le sue parole, in bocca al lupo per il suo lavoro e ancora una volta congratulazioni per questo traguardo prestigioso. Grazie a voi. Ringraziamo ancora una volta l'assessore del comune di Procida, Rossella Lauro, rinnovando un grosso in bocca al lupo per questo importantissimo progetto che partirà, come avete sentito, a gennaio del 2022 e che sarà importantissimo per la crescita culturale e turistica non solo di Procida ma di tutta la regione Campania. Questa puntata speciale del personaggio termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.